Ben arrivati, benvenuti, sono molto contento. Io avevo scritto una piccola descrizione personale dell'avventura di quest'anno e è stato pubblicato l'Udine, forse non qua, magari l'avrete anche nel programma di sala. Ma una cosa che avevo detto è che mentre fare l'integrale delle sonate di Beethoven era per me un privilegio, e fare questi quattro programmi sull'Isla l'anno passato è stato una sfida, quello di fare un percorso quasi completo dell'opera pianistica di Chopin è una gioia, perché per un pianista, per me in particolare, suonare Chopin è veramente un'azione proprio di gioia fisica, emotiva, spirituale e tutto il resto. Però allo stesso tempo è anche una sfida. Perché io ritengo che nonostante l'amore quasi universale che c'è per Chopin, anzi direi forse perché per l'amore universale che c'è per Chopin, Chopin rimane per me un compositore molto sottovalutato. E un po' i motivi perché è sottovalutato è per capire quanto non bisogna sottovalutarlo, verrà fuori attraverso questi concerti, queste lezioni. È un po' un sottofondo tematico di quello che dirò. Una cosa che posso dire già subito è, secondo me, abbiamo tutti, innanzitutto nel mondo della cultura, la tendenza di disprezzare leggermente le cose che non solo noi amiamo, però che tutti amano. C'è un po' il senso che se quello lì ama Chopin non può essere veramente così grande. Quello lì, essendo una persona che magari noi non valutiamo molto, insomma, una è vero che Chopin è amato da tutti, è amato anche dalle persone che hanno la conoscenza meno profonda, più passeggera, più forse superficiale della musica. Però secondo me, come vedremo, spero, Chopin ha qualcosa per tutti e questo è un suo dono molto molto particolare e non certamente un motivo di disprezzo, di sottovalutazione. Ci sono anche altri elementi però che verranno fuori secondo me ad ogni lezione. Dunque, parliamo, l'argomento di stasera è Chopin e la Polonia, patriottismo e nostalgia. Chopin, io credo, è il primo compositore, è uno, forse il primo artista nella tradizione occidentale a identificarsi così fondamentalmente con la nazionalità. Ci sono molti motivi per questo. Un motivo molto fondamentale è che si potrebbe quasi dire che prima dell'epoca napoleonica il senso di identità nazionale era molto vago e era molto collegato con una tradizione culturale, linguistica e il resto, più che un senso della nazione. Però durante i movimenti napoleonici questo sentimento della nazione, del desiderio di identificarsi proprio come popolo si svegliò un po' tutta l'Europa e così ha cominciato una serie di azioni durante tutto l'Ottocento che poi ha avuto una conclusione così brutale, così catastrofica nella Seconda Guerra Mondiale, già nella Prima Guerra Mondiale. Ma Chopin appartiene alla prima generazione di persone nate dopo l'esperienza napoleonica. La Polonia è un paese di confini molto vaghi proprio per la geografia. Non è come l'Italia dove c'è il mare e ci sono le montagne, e quindi è molto facile vedere più o meno dove è l'Italia. La Polonia è una cosa molto trasferibile, è stata molte volte trasferita. Però una certa storia culturale, una certa identificazione linguistica, anche quella non è così facile fare perché con le assomiglianze delle lingue slave diventa sempre un po' più difficile. Però
Però quello che è certo è che Polonia ha avuto un periodo d'oro, di gloria nazionale nel 600, nel 1500-1600, come identificazione. E poi, poco a poco, durante il 700, la Polonia perdeva il suo posto nel mondo di politica e anche sulla carta geografica, al punto che alla fine del 700 la Polonia fu praticamente divisa in tre tra l'Austria, tra tre imperi non nazionali, tra due imperi non nazionali, uno quasi nazionale, cioè l'impero russo, l'impero austriaco, che avevano un carattere di un governo di una certa nazionalità, però che dove c'erano insieme moltissime nazionalità e dove tutto senso di nazionalità fu più o meno vietato, e la Prussia, che lì è un po' più complicato, ma anche lì identificato con una famiglia reale, con certe altre tradizioni, ma non veramente il nazionalismo. Durante l'epoca napoleonica, aspirazioni nazionalistiche in Polonia furono molto svegliate, però furono in gran parte, devo dire, anche deluse, perché Napoleone ha creato un ducato di Polonia, di Varsavia, però con un governatore non polacco, e era poca roba, era Varsavia un po', però almeno dava qualcosa ai polacchi. Però alla fine dell'avventura napoleonica nel 1815, anche quello fu stroncato, e la Polonia rimase praticamente senza esistenza. La parte di Polonia, di Varsavia, la parte da dove viene Chopin, era nella parte russa, la parte principale anche se Cracovia, per esempio, quella parte era in Austria. Chopin è nato praticamente un casale in campagna, molto vicino a Varsavia, in un ambiente non proprio nazionalistico, però dove c'era un contatto molto fertile con i contadini, con le tradizioni della terra, della regione, e tradizioni che erano state molto incoraggiate, anzi, durante la generazione napoleonica. C'era la presenza del governo russo, che era considerato come una presenza piuttosto tollerabile. Però c'era un movimento che andava verso un certo periodo, 1826, Chopin aveva 15-16 anni, e che c'è un governo più o meno polacco sotto auspicio russo fu creato. Questo governo divenne sempre più indipendente, con più aspirazione veramente nazionale, e poi nel 30, come vedremo, fu stroncata definitivamente, anche di maniera abbastanza sanguinosa. E anche, non solo, fu tradita un po' da tutti gli altri, che la Polonia era una causa un po' in tutta l'Europa, anche perché era già all'epoca quasi simbolo delle cause perdute. Questo è anche importante per capire un po' il senso del nazionalismo chopiniano. È proprio della causa perduta, direi. Già l'inno nazionale polacco è molto significativo, perché comincia con l'espressione, una traduzione molto, molto generosa, molto vaga, sarebbe che finché noi viviamo, la Polonia non è ancora affondata, cioè non siamo ancora affondati finché noi viviamo, che è un'espressione abbastanza negativa dell'espressione nazionale. E la Polonia era stata, persino la Chiesa Cattolica, Polonia è un paese molto cattolico, talmente forte erano i sentimenti antinazionalisti in genere, abbandonarono la Polonia alla Russia così. Perché Chopin aveva questa identificazione che gli altri compositori non avevano? Per me ci sono due motivi, uno personale e uno che ha a che fare con la Polonia. Se prendiamo casi dei suoi contemporanei come Mendelssohn o come Schumann o anche come Franz Liszt, vediamo un po' certe differenze. Mendelssohn e Schumann, o anche Wagner, vengono dalla Germania, che è una delle tre grandi nazioni della musica. E
no, la tradizione lì fa parte della tradizione europea generale. Non c'è bisogno di esprimere un po' l'identità, o non c'era ancora questo bisogno di esprimere l'identità, perché l'identità era fondamentale. Sì, c'è un po' una differenza tra la tradizione musicale italiana e quella tedesca, e che si sentiva era anche importante, però vediamo anche che alla corte di Vienna l'opera era italiana, e che Mozart, compositore austriaco, scriveva opere italiane, mentre George Friedrich Handel, o Georg Friedrich Handel, dipende di quale parte della sua vita, scriveva musica italiana in Italia, musica tedesca in Germania e musica inglese in Inghilterra. Quindi non c'è un senso molto forte proprio dell'identità nazionale in tutto questo. E sì, Mendelssohn scriveva certe cose per dimostrare quanto era protestante, ma questo era perché con origini ebrei che lui aveva era una maniera di cercare di farsi inserire nella società tedesca, ma non proprio come una maniera di nazionalismo. E persino Wagner direi che il nazionalismo è una cosa in parte che viene dopo, in parte che è molto simbolico, ma certamente non riguarda la musica in sé. Se prendiamo il caso di Liszt, vediamo forse meglio un po' da dove viene Chopin, perché Liszt anche viene di una nazionalità fuori di quelle principali, cioè è ungherese. Però Liszt non parlava ungherese, viveva, sì, cioè suo padre lavorava per un grande principe ungherese, Esterhazy, ma un principe cui famiglia faceva parte integrale della corte austriaca e della cultura austriaca. E Liszt a 7 anni andò a studiare a Vienna, e non parlava ungherese, e non aveva, insomma, secondo me, il senso di nazionalismo in Liszt si svegliò solo a Parigi, quando si rese conto che essere ungherese poteva avere una certa attrazione anche pubblicitaria. E non parlo di dopo, quando il senso di nazionalismo in Liszt è poi diventato anche molto importante per Liszt come compositore e come uomo. Nel caso di Chopin, invece, secondo me già giovanissimo Chopin era impregnato con questo senso di essere polacco, di essere molto orgoglioso, molto sensibile al fatto. In parte forse anche ironicamente perché suo padre era francese, perché durante l'epoca napoleonica molti francesi andavano a lavorare in Polonia. Lui ci è rimasto, ha quasi preso un nome polacco e insegnava francese al liceo. Però Chopin, così, tutte le lettere di suo padre a Chopin sono in francese. E Chopin gli rispondeva in polacco, cosa anche un po' strana. Ma quando Chopin ha cominciato a viaggiare, quando Chopin praticamente ha fatto 2 piccoli viaggi in Germania da ragazzo enfant prodige, di quello parlerò molto nel secondo concerto, quello del pianoforte, e poi quando aveva 18 anni fece un viaggio importante a Vienna e poi a 19 anni lasciò definitivamente la Polonia, per poi mai tornare. E proprio quando comincia a viaggiare, secondo me, che questo senso del nazionalismo in Chopin comincia a essere veramente così importante e così fondamentale per lui. Questo in parte perché Chopin aveva un carattere che gli mancava quello che non aveva, questo senso di mancare l'assenza. C'è un'espressione prustiana che secondo me è perfetta per Chopin, anzi è forse essenziale per capire tutto un aspetto di Chopin. Proust dice che l'unico vero paradiso è quello che abbiamo perso. E questo è molto, molto il caso di Chopin. Io non so, e nessuno è in grado proprio per dire se la gioventù, l'infanzia di Chopin fosse stata veramente così felice, così ideale. Sembra che fosse molto felice. Però questo probabilmente ha poco a fare con questo senso del paradiso che Chopin trovava una volta fuori dalla Polonia, nella sua infanzia in Polonia, della vita polacca, dei canti polacchi, delle danze polacche, eccetera, eccetera, della Polonia come immagine.
Questo quindi è stato svegliato proprio dalla sua partenza, dalla Polonia. Un altro effetto sicuro di importanza è che quando Chopin arrivò a Parigi trovò un clima culturale, un ambiente culturale straordinariamente favorevole alla Polonia, nel senso che ancora Polonia come causa perduta era molto di moda, Parigi era abbastanza piena di polacchi più o meno aristocratici, più o meno importanti, alcuni molto famosi che Chopin non aveva conosciuto prima, che ebbe occasione di conoscere dopo, come per esempio il poeta Mickiewicz, e molti altri che erano poi gente che forse Chopin conosceva prima, che poi sono rimasti i suoi amici più intimi. Chopin però riconobbe a Parigi un milieu, un ambiente dove l'essere polacco era molto favorevole alla sua carriera. Esattamente la stessa cosa di Liszt. E Liszt si è un po' inventato ungherese. Chopin doveva solo essere quello che era, che già gli piaceva avere tanti amici polacchi, frequentare case dove c'erano polacchi. Allora fare un po' il polacco che piange la patria perduta, perché nel frattempo la Polonia aveva avuto questa oppressione definitiva dai russi, era anche un'azione che poteva solo svegliare simpatia e attrazione. Quindi c'era un po' di mezzo, non dico cinismo, perché certamente non era cinico, ma insomma, le cose andavano bene in tutti i due sensi. Arriviamo a una domanda molto interessante, a cui non c'è una risposta concreta, però che credo che possiamo capire abbastanza bene la risposta anche di quello che ho già detto. Se Chopin ama tanto la Polonia e che gli manca tanto la famiglia e che gli manca tanto il contatto con la Polonia, perché lascia il paese e perché non torna mai? Bene, lui, se noi avessimo chiesto questa domanda a una persona qualsiasi della cultura musicale a Parigi nel 1835, cioè Chopin già molto stabilito a Parigi, già molto affermato a Parigi, anche se non aveva ancora la cittadinanza francese, cosa che lui apposta prenderà dopo, sicuramente quello avrebbe risposto: ma Chopin non può tornare in Polonia perché è in esilio qui, è esulo qua, è stato cacciato dalla Polonia, o almeno se non è stato proprio cacciato dalla Polonia, quello che ha fatto dopo aver lasciato la Polonia lo renderebbe impossibile che lui potesse tornare ora che c'è l'occupazione russa, eccetera, che lui sarebbe stato sicuramente arrestato, chissà, magari messo a morte. Ma questo sono balle, questo è completamente falso. Questo era il caso per certi suoi contemporanei che si trovavano, innanzitutto Mickiewicz, poeta, e per certi altri, che avevano scritto, pubblicato certe cose molto nazionaliste, molto contro i russi, che probabilmente avrebbero potuto metterli in difficoltà se fossero tornati in Polonia. Invece l'esilio di Chopin in Polonia mi fa pensare un po' a quello di un secolo dopo di James Joyce in Italia e poi in Francia, che non è, sì, lui è tornato due volte in Irlanda, ma poi l'ha lasciato per sempre. Lui non piangeva esattamente nella stessa maniera, ma anche lui ha creato un po' una finzione, anche una finzione forse personale. Non so quando si possa dire che Chopin mentiva quando diceva che io non posso tornare in Polonia, quanto mi manca la mia patria, ma io un paese, la mia famiglia, ma non posso tornare. Forse ci credeva, ma semplicemente non voleva tornare. Non voleva tornare in parte perché gli piaceva la vita a Parigi, gli piaceva la vita sociale a Parigi, aveva un giro sociale anche prima di conoscere George Sand, forse soprattutto prima di conoscere George Sand. Dopo aver conosciuto George Sand magari avrebbe voluto tornare in Polonia. Rimane il fatto che Chopin aveva una vita che gli piaceva. A Chopin piaceva la vita elegante, e una cosa a cui tornerò
innanzitutto nella terza conferenza, Chopin ha trovato a Parigi un ambiente che particolarmente soddisfaceva certi suoi bisogni musicali e personali, quello del salotto, la cultura del salotto, una cultura nuova, veramente nuova nel mondo, e che era quella giusta per lui, col suo temperamento diffidente, aristocratico, riservato, che preferiva un ambiente intimo, un ambiente anche, anche c'è il fattore sempre più importante della malattia. Chopin era malato. Già probabilmente a 20 anni aveva tubercolosi e già a 30 anni era un uomo universalmente riconosciuto come un moribondo praticamente. Insomma, era una cosa fin troppo famosa all'epoca, e che lui veramente stava male. Quindi trovare questa società intima dove conosceva tutti, dove insomma era comodo per lui. Però io credo che il motivo fondamentale perché Chopin non è mai tornato in Polonia è che lui aveva bisogno come artista di questo senso di distacco, di perdita, di aver perso il paradiso, che ha permesso lo sviluppo di una certa visione patriottica della Polonia, e innanzitutto che sviluppare musicalmente e personalmente questa emozione di nostalgia, che secondo me è fondamentale in Chopin, che forse nella musica quasi si potrebbe dire nasce in Chopin. Una parola molto carica, nostalgia. Non, c'è una parola polacca che usavano molto Liszt nella sua biografia, che probabilmente ha scritto la Contessa Tagù, non lui, ma vabbè, su Chopin, usa molto una parola polacca che è żal in polacca. Żal non è molto facile tradurre, però sarebbe un po' dolore, melanconia, anche con un po' di ribellione, di insoddisfazione, anche magari di ironia, è piuttosto carico come parola. E questo, insomma, definirebbe un po' anche l'aspetto di questa nostalgia. Bisogna dire che durante, Chopin è morto a 39 anni e lascia la Polonia a 19, quindi la seconda metà della sua vita è fuori la Polonia. Durante questo periodo c'è un'evoluzione nel suo rapporto col paese. E si potrebbe dire che va dal concreto all'astratto. E questo si riflette nella vita personale come nella musica. Nella vita personale lui ha sempre e comunque un gruppo di amici polacchi, che sono i suoi amici più intimi. Se Chopin può essere considerato di aver avuto amici intimi, una persona molto riservata. Chopin è uno che adorava la società, adorava la conversazione elevata, eccetera, ma era molto diffidente a quel che riguarda proprio il cuore, aprirsi il cuore, una cosa che faceva semmai solo con la famiglia e due o tre amici intimi polacchi, e in una certa maniera, qualche volta forse con due o tre dei suoi allievi. Questo musicalmente invece è interessante, vedremo anche il programma, questa evoluzione dal concreto. Quando Chopin vive in Polonia da ragazzo, quasi tutta la musica che scrive ha un carattere polacco. Anzi, si potrebbe dire che quello che non ha un carattere polacco è quello che lui è stato più o meno obbligato di scrivere come lezione. Per esempio, lui ha scritto una sonata in do minore, che poi è stata pubblicata nonostante il desiderio espresso da Chopin. È un pezzo molto accademico che non ha niente di polacco, perché lui l'ha scritto come praticamente compito di scuola. Il suo professore l'ha fatto, devi scrivere una sonata in quattro tempi, eccetera, eccetera, e l'ha fatto. Però quasi tutto quello che lui ha scritto per se stesso, cioè era musica di carattere chiaramente polacco, aveva un carattere nazionale, come vedremo nei pezzi, anche in certi pezzi del programma, in un senso molto naturale, con certe imitazioni di certi effetti esotici che sarebbero
subito identificabili come polacchi e soprattutto nella forma di danze. Anche perché forse in tutte le nazioni, ma certamente in Polonia, la musica nazionale e folklorica erano certe danze, innanzitutto due tipi di danze. Bisogna però sapere che Chopin non era minimamente quello che noi potremmo chiamare uno studioso di etnomusicologia, cioè meno ancora di Liszt, forse vi ricorderete dell'anno passato, che Liszt ad un certo punto andava spesso, faceva un certo sforzo, andare a sentire le orchestrine zingare, e lui poi anche ha scritto un libro sulla musica zingara come la vera espressione della musica ungherese, e che poi svegliò un sacco di reazioni negative dagli altri ungheresi che non amavano gli zingari. Liszt, come sempre, faceva tutte le cose generose che poi gli costarono caro. Chopin non ha mai scritto niente e non aveva nessuna intenzione di scrivere tratti per spiegare quello che avrebbe fatto. E certamente Chopin andava volentieri a sentire la musica. Chopin adorava andare da ragazzo a sentire la musica a un matrimonio di campagna, quelle cose lì, le danze, anche andava a sentire la musica dei matrimoni ebrei di campagna, che avrebbe un carattere diverso dalla musica cattolica polacca, anche se probabilmente abbastanza simile, almeno a livello che Chopin l'avrebbe sentito. Ma non vorrei creare l'atmosfera di Chopin come uno che è un studioso scientifico della musica polacca, però lui imita certe cose, però imita in forme già molto, come dire, formalizzate. E vediamo se sono... come dicevo, è questione di mettere le cose bene in ordine. Come dicevo, sono innanzitutto danze. E vorrei, prima di attaccare le danze, quali sono, polacche e mazurche, insomma, la maggior parte, però vorrei attaccare un attimo un altro argomento che magari potremo discutere dopo, è che se noi guardiamo i compositori, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Liszt, Wagner, Mendelssohn, Bruckner, Brahms, Verdi, così, cioè io sto nominando quasi tutti i compositori importanti dopo 1700, nati dopo 1750 in più. Si può dire che quasi tutti, non tutti, ma quasi tutti hanno scritto qualcosa nella forma di danza, ma poca roba e certamente non cose di grande importanza. Invece Chopin abbiamo le mazurche, che è una parte fondamentale della sua opera, le polacche, quasi non importante come le mazurche, ma anche molto importante, i valzer, e poi altre cose che non sono esattamente danze, però che potrebbero essere considerati come danze, quasi come, diciamo, gli scherzi, che hanno molte cose in comune. Perché Chopin, solo tramite tutti questi altri compositori, metteva tanta importanza nelle forme di danze? Una parte è proprio perché era così che Chopin poteva esprimere questo essere polacco, questo patriottismo e questa nostalgia tramite le forme di danza. Ma questo non è l'unico motivo. Per esempio, non spiegherebbe perché Chopin aveva scritto tanti valzer. Anche Brahms ha scritto valzer, eccetera, ma cioè non sono una parte così importante della sua opera, questo certamente, e poi sono molto dopo, anche molto successivo. E lì credo che ci sia rimesso un elemento molto importante del carattere di Chopin, e anche importante forse nella comprensione giusta delle mazurche e delle polacche di Chopin. E questo è che Chopin è un romantico, nel senso che lui fa parte della generazione dopo Napoleone, che conosce Goethe, conosce Schiller, conosce Byron in particolare. Chopin ammirava moltissimo Byron, che è proprio personaggio emblematico per il romanticismo. Però, al tempo stesso, anche se Chopin si identifica sotto molti riguardi con questo senso dell'artista,
un po' come salvatori del mondo. Al tempo stesso, Chopin è molto ripugnato dall'idea dell'opera d'arte come espressione intima della personalità dell'artista, di questa idea dell'opera d'arte come quasi autoconfessione, che lui avrebbe certamente trovato in compositori come Liszt e Schumann, forse più Schumann che tutti gli altri, e che Chopin sentiva un forte legame, quasi spirituale, con i compositori del passato, e non tanto il passato come Beethoven, ma come Mozart, ma più ancora forse con i compositori barocchi. Il grande amore di Chopin, il grande amore di Mozart, ma il grande amore è, sotto molti riguardi, il vero modello di Chopin, sotto molti riguardi, e non solo quella della danza, è Bach. E Bach ovviamente ha scritto tantissime danze. E secondo me l'attrazione della danza per Chopin, in gran parte, è la stessa che c'era per Bach. Chopin era troppo classico, aveva troppe tendenze classiche, di voler lasciare la forma musicale e andare un po' dove andava, un po' come Liszt e Schumann. Questa grande libertà, questo senso di improvvisazione, perché nonostante i titoli neanche gli improvvisi non sono così. Chopin amava e voleva avere un senso di forma, di struttura organica molto chiara. Al tempo stesso, Chopin faceva parte di questa prima generazione del romanticismo e non si sentiva a suo agio con le forme molto schematiche, organizzate, cerebrali dell'epoca classica di Beethoven. L'eredità di Beethoven, l'ombra di Beethoven è molto imponente per tutta questa generazione, molto. E quindi come esprimere questo bisogno di ordine, di logico, di chiarezza formale, però di evitare le grandi forme dell'epoca classica? E lui ha trovato un po' la soluzione nelle forme di danze, o anche nella forma, diciamo, dello scherzo, che in questo senso è come una danza. Perché c'è una forma un po' prefabbricata. Vedremo attraverso questi concerti quanto Chopin ha aggiunto, quanti elementi personali lui ci mette, per raggiungere anche a un livello di unità organica che Bach, per esempio, non ha fatto, perché Bach viveva prima di Beethoven e non dopo, forse. Ma il fatto rimane che, secondo me, questo è anche un motivo importante dell'attrazione di Chopin per le forme di danze. Bene, andiamo poi alle danze del programma di stasera. Praticamente ci sono mazurche e polacche, che sono le due espressioni di Chopin di essere polacco. Nel programma c'è un altro pezzo, però, che è lì per motivi quasi biografici, più che altro, che lo studio la caduta di Varsavia. Come dicevo, come faccio prima le mazurche? No, parliamo un attimo prima di polacche e poi tornerò alle mazurche, perché è più facile parlare di polacche in un certo senso, perché la polacca come danza è una danza in tre, una danza della corte, una danza con certi, non so, certe sfumature militari nell'origine, piuttosto formale, e che corrisponderebbe un po' al minuetto, un minuetto esotico, un minuetto polacco, che esiste già molto indietro, cioè non è inventato da Chopin, per niente. Difatti il compositore Goldberg, quello che ha scritto il tema delle variazioni Goldberg di Bach, scrisse un volume di 24 polacche in forma rococò. Io non ne ho mai sentite, ma deve essere una cosa molto strana. Però ci sono polacche di Beethoven. Ci sono, non così importanti, ma esistono, di Johann Friedrich Bach, di Mozart, c'è, insomma esisteva già, di Bach stesso c'è, esisteva già come, anche se devo dire che non è molto facile riconoscere elementi particolarmente polacchi in queste polacche, ma esiste. E Chopin, così nella polacca, prende una cosa che già si riconosceva, è un nome che tutti avrebbero, Polonaise si chiama, è una cosa che avrebbero tutti riconosciuti.
le prime polacche di Chopin, come vedremo, hanno innanzitutto non tanto il carattere solenne e formale e militare della polacca tradizionale, ma una cosa molto più allegro e più brillante. E difatti vedremo che in quasi tutti i pezzi brillanti del giovane Chopin c'è un elemento di polacca, anche qualche volta non si chiama proprio polacco, Krakowiak per esempio, ma che è una maniera di sfogarsi proprio in questa direzione nazionalista anche con grande virtuosismo. La mazurka invece è diversa, perché per cominciare non esiste una danza che si chiama mazurka, o non esattamente mazurka. E non esisteva certamente una tradizione, anche se Maria Szymanowska, che è qualcuno che Chopin avrebbe potuto conoscere, non so se l'ha conosciuta, aveva pubblicato un volume di mazurche quando Chopin aveva 14 anni. La mazurka sarebbe un gruppo di danze popolari, non militari, non della corte polacche, anche in tre. Però non hanno un carattere definito in sé. Ci sono, anzi, praticamente tre tipi di danze diverse, unite sotto il titolo mazurka. C'è un oberek che è lento, c'è un mazurek che sarebbe piuttosto morboso, di carattere un po' però moderato in tempo, e c'è Krakowiak che è più veloce. Però Chopin nelle sue mazurche non definisce così rigorosamente il tipo, non è assolutamente una ricerca scientifica di individuare le varie, però la mazurka per lui è un po' un'espressione intima di essere polacco, mentre la polacca è un po' un'espressione pubblica di essere polacco. E se si dovessi definire così, si potrebbe dire un po' mazurka è nostalgia e polacca è patriottismo. Bene, andiamo al programma. Ora credo che si può. Metto questi. Comincio con le mazurche, tre delle mazurche di opera 7, e ho scelto tre proprio perché dimostrano questi tre tipi di danze, o più ancora direi tre caratteristiche che si ripeteranno tantissime volte nelle mazurche di Chopin. Le mazurche per Chopin hanno un'importanza fondamentale perché è l'unica forma che lui scrive dall'inizio alla fine della carriera musicale. Cioè lui ha scritto certe mazurche giovanile a 10 anni e l'ultima cosa che scrisse fu una mazurka. Così noi possiamo seguire veramente tutta l'evoluzione stilistica di Chopin attraverso le mazurche. Che non possiamo fare proprio tutta la vita, neanche con le ballate o neanche con le polacche, non si può fare. Però c'è anche perché le mazurche sono un po' per Chopin, quello che stranamente che le sonate per pianoforte erano per Beethoven, sono un po' anche un laboratorio di lavoro. Riuscite a vedere, o è molto, anche voi potete vedere, non è ideale, ma insomma per oggi magari potremmo fare meglio per la lavagna. Quindi, sì, forse sì, forse. Vediamo se è meglio. Quindi io intanto suono l'inizio di questa mazurka. Notiamo subito tante caratteristiche, è molto chiaramente una danza. Sì, in questo tipo è una danza un po' non esattamente gioviale, ma è di buon umore, e ha certe caratteristiche anche direi già esotiche, anche se ci saranno più ancora più esotiche. Innanzitutto se sentiamo questo e poi dopo seconda riga, la quarta battuta.
se sono isolate così, sono molto strane. Nel contesto, sono sempre abbastanza esotiche, anche se sono meno. Anche questo ritmo pam, parara, è molto caratteristico. C'è anche un elemento che potrei già a cui potrei già accennare, che è importantissimo in Chopin, ma in particolare per le mazurche, che questa è l'idea del tempo rubato. Difatti nel prossimo esempio vedremo già la parola rubato, non ancora. Il rubato nella mazurca è necessario. Difatti c'è un bel aneddoto che una volta Chopin suonava mazurche e c'era presente i compositori Meyerbeer. Meyerbeer è un compositore che Chopin aveva molto ammirato. Chopin da giovane, come vedremo, aveva quasi una passione per l'opera innanzitutto italiana, ma anche per Meyerbeer. Arriva a Parigi, scopre Meyerbeer, è veramente entusiasta. Praticamente l'unico compositore contemporaneo, a parte Bellini, per cui Chopin dimostrava apertamente entusiasmo e passione. Passione e entusiasmo, però, che devo dire che poi è scomparso dopo, perché 15 anni dopo Chopin non tornava più Meyerbeer. Allora, lui suonava delle mazurche, Meyerbeer è lì, e Meyerbeer comincia a dire: "Beh, guardi, maestro, queste non sono mica in tre, sono in quattro", perché lui faceva con rubato, probabilmente una cosa... che allungava tanto un ba, tre, che sembra non proprio in tre, perché è vero che se si suona... non sanno di niente, non c'è... Però Chopin, che era molto arrabbiato dalla reazione di Meyerbeer, spiegava: "No, è in tre, è un tre, ma non si può misurare come metronomo. È un tre che non si può proprio misurare". E questo elemento di rubato è molto importante. Prima di andare, no, ancora una piccola cosa, l'ultima riga, vediamo però una cosa che già giovanissimo, e queste mazurche furono scritte ancora in Polonia, questo, pubblicate dopo a Parigi, ma queste le aveva almeno concepito in Polonia. Che vediamo, che poi va avanti alla prossima pagina, che Chopin è molto preoccupato già da non essere troppo noioso, che una danza, innanzitutto una danza che ha una forma ritmica così forte, rischia di diventare molto noioso. Se uno fa... per molto tempo diventa... E che già, se vediamo nella prima riga, la mano sinistra, già questo... nella seconda battuta già cambia un po' la situazione, e qui nell'ultima riga che è quello che noi chiamiamo in terminologia musicale emiola, che divide due battute in tre, sono sei, allora può essere divise in tre, che diventano tre in due. Quindi c'è la suggestione di tre in due anziché due in tre. È una cosa che faceva anche molto Mozart, che fa anche Bach. Però il giovanissimo Chopin riconosce l'importanza di creare un po' di varietà. Ora possiamo andare al numero due. Se qui andiamo alla terza riga, dove c'è scritto pianissimo sottovoce, vediamo un altro elemento molto comune innanzitutto nelle prime mazurche. Dunque, abbiamo che è molto dissonante, però è anche molto esotico, sembra qualcosa di folcloristico, insomma non saprei definire esattamente cos'è in terminologie della storia etnomusicologica della Polonia, e neanche Chopin, però ha un colore molto esotico che sicuramente piaceva moltissimo. Anzi, secondo me, il successo iniziale di pezzi come le mazurche in gran parte venivano di questo tipo di passaggio, molto molto esotico. Vedremo che questo tipo di passaggio scomparirà nelle mazurche, o meglio, non scomparirà del tutto, ma verrà
trasformata e insomma avrà un'altra manifestazione. Andiamo avanti. Quindi qui abbiamo la seconda mazurka. E se la prima era gallante, gioviale, questo tipo invece è tipo di mazurka lento, lenta, ma più che lenta è sconsolata, è triste. C'è anche a certe, per esempio, il fatto di cominciare senza accompagnamento è molto caratteristico. Così flebile, così intimamente doloroso, molto anche intimo, ha molto meno carattere di danza. Questo tipo di mazurka è quella che ha il minimo. E difatti vedremo che l'evoluzione di questo tipo di mazurka ci metterà dopo nella vita di Chopin in situazioni dove si potrebbe veramente chiedere: ma come mai questa è una danza? Come, insomma, perché non erano mai cose da ballare, però avevano questo primo. Certamente un carattere molto forte di danza. Già qui all'inizio ha poco carattere, dopo ci sarà passaggio che è più da danza. Abbiamo qui anche la quarta e la quinta riga, un'altra caratteristica importante delle mazurche. Questo cromatismo straordinario. Sembra molto avanzato, quasi wagneriano, direi. Anche se anche non tanto lontano di certi passaggi di Mozart. Questo è forse, non saprei se questo è un elemento proprio polacco o proprio esotico. Certamente l'avranno capito come un elemento. Esotico, però è certamente un elemento importante che Chopin poi svilupperà moltissimo. Se andiamo alla prossima, vediamo che qui abbiamo una forma molto tipica di mazurche con una parte centrale. Quasi tutte le mazurche minori hanno una parte centrale maggiore, e questa parte maggiore, almeno in questa, riprende i caratteri di danza. La seconda riga. Lì è veramente, veramente da danza. Allora andiamo ora al terzo tipo di mazurche, questo numero 3, questo sarebbe il tipo che probabilmente diventerà più importante, la mazurka sinfonica si chiama, anche se questo qui non è ancora. Sono di tempo moderato e di carattere morboso, misterioso. E con una grande presenza di tempo rubato. Questa è la prima mazurka ad avere un'introduzione. Il fenomeno di introduzione è importante per le mazurche che verranno dopo. Anche la melodia stessa è molto molto caratteristica di questo tipo di mazurka. Anche questo ha una parte centrale nel maggiore, però anche un altro tipo di passaggio che dimostra le espansioni liriche nelle mazurke. Se andiamo alla prossima, e se guardiamo la quarta riga, suonerò un po' prima, che è già la parte centrale che prende molto più i caratteri di danza. Comincerò la seconda battuta della terza riga.
qui interviene in... questo elemento melodico, questo che è un'espansione, la prima volta che abbiamo, anziché solo una forma completamente episodica, abbiamo un senso di espansione, che una cosa ci porta alla prossima, che è già un inizio ad un senso narrativo, che è fin qua completamente assente. Andiamo alla prossima. Qui troviamo, e subito dopo dove ero, come Chopin utilizza l'introduzione per creare una bellissima ritransizione. La ritransizione, cioè il passaggio che ci riporta alla ripresa, per Mozart era sempre un po' la chiave del pezzo, era un gran forte di Mozart e anche di Chopin. E che qui troviamo, io comincerò leggermente prima. Così, via. È una cosa molto, molto semplice, però secondo me fa anche già un effetto, cioè crea una certa atmosfera molto particolare e non solo un episodio dopo un altro. Andiamo alla prossima. E che questo viene di una mazurka che non suonerò, però che dimostra una caratteristica importante anche delle mazurche, che abbiamo già visto un po' in quel passaggio, che una tendenza esotica nell'usare modi, anziché le scale tradizionali occidentali, vari modi pittoreschi saranno. Questa mazurka è basata completamente su, e avremo altri esempi, ci sarà un altro programma. Ma qui alla fine abbiamo, perché questo è stato... E se vado alla quarta riga, sentiamo come lui sfrutta questo senso dell'esoticismo con ironia e anche con spirito. Non sappiamo dove finirà, insomma, poteva essere un po', perché l'essenziale di essere modali è che di non capire esattamente dove sta armonicamente. Andiamo avanti al prossimo gruppo di mazurche. Qui ho scelto tre mazurche di opera 30, perché qui siamo un po' a metà strada. Chopin non è più in Polonia, il rapporto con la Polonia è molto meno concreta e l'aspetto nostalgia sta diventando sempre più importante. E le mazurche ritengono esattamente un po' le forme di prima, però gli elementi polacchi sono più sbiaditi e più interni. Sono l'inizio. Questo sarebbe molto simile come carattere del secondo di quello. Ma già vedete come la linea ci porta avanti, è molto meno divisa come un ballo, divisa in gruppi così, proprio della danza stessa. Quindi ancora meno carattere di danza di prima. Andiamo al prossimo, dove siamo? Siamo quindi alla seconda mazurka, terza mazurka del gruppo, seconda che suono, che sarebbe un po' come il primo dell'altro gruppo, quello gioviale, quello anche un po' galante. E qui c'è un'introduzione. (Susurra)
come certamente certe cose in comune, però questi contrasti così estremi sono quasi violenti. E io trovo, non so, quasi un'ironia, quasi una situazione è talmente esagerato, è talmente ostinato questa forma di danza, che mi diventa quasi difficile crederci. Non mi sembra riuscito come danza, però per me è quasi come un'espressione di ira, o certamente di ironia. C'è qualcosa di colerico per me in questa mazurka. E questo si troverà più ancora nella ritransizione, dove c'è un passaggio veramente straordinario. Sarebbe meglio se comincerò già l'ultima battuta della prima riga. Così via. Questo è, non so, certamente ha poco a fare con una danza, cioè, è molto espressivo di qualcosa, ma siamo abbastanza anche, cioè nel contesto di questa danza galante c'è qualcosa di molto diverso. La quarta mazurka del gruppo, la terza che suono, è del tipo morboso, melanconico, e questo è una delle prime mazurche veramente sinfoniche nel senso che c'è una grande espansione della forma, ci sarà ancora molto di più nelle mazurche successive. Questo anche comincia con una introduzione per creare atmosfera. Questa insistenza morbosa, questa melanconia, veramente incarna per me lo spirito della nostalgia melanconica di Chopin per la Polonia. Non so esattamente quanto abbia ancora di carattere proprio di danza, però è veramente forte questo senso di melanconia quasi morbosa, molto quasi come un'ossessione. Anche qui vedremo l'espansione quasi sinfonica alla prossima. Vedete, io comincerò a capo pagina, ma vedete cosa succede con questo crescendo con anima che veramente si apre con grande espressione. Poi andiamo avanti, nel passaggio della ritransizione, anche qui fa, però è molto meglio, è molto più forte che nell'esempio precedente, se comincio anche capo pagina, perché questo arrivo in maggiore è talmente ritardato che sembra come una lume di speranza e poi che viene proprio stroncato. Ritorno veramente geniale. E così Chopin utilizza
il ritorno al maggiore per sottolineare il senso negativo del minore. Cioè, la maggiore serve per farci sentire quanto nero il minore. Ancora c'è uno esempio di questo. La fine ha un passaggio che sviluppa queste idee cromatiche che abbiamo visto già nella Mazurka opera 7, ma qui è più strana, più personale, forse meno polacca, ma ecco. Quindi suono dalla seconda riga, l'ultima battuta da prima. E qui veramente sconsolato, e questa discesa che non ha nessuna funzione armonica in sé, che è solo un po' un crollo generale. Andiamo avanti, poi saltiamo un bel po' di anni e arriviamo alle tre mazurche opera 59, che sono, siamo quasi alla fine della vita di Chopin, e sono mazurche che ritengono ancora i tre tipi delle prime mazurche, ma molto trasformato. L'inizio della prima assomiglia molto all'inizio del secondo e del primo gruppo. Per esempio abbiamo il cromatismo. Però ci sono grandi differenze. Una è questa continuità della linea, che le cose sono talmente più fluide e talmente più scorrevoli come una melodia eterna, per utilizzare un parola di Wagner, in questo senso. E poi polifonicamente è molto, molto più ricca, questo vedremo anche nei prossimi esempi. E poi anche se c'è là dove suonavo alla fine un po' un senso di danza, il senso di danza è meno ancora, e anche il senso di polacco, cioè, qui non abbiamo più, solo piccoli accenni stilistici che ci dicono che sì, questa è una musica polacca, altrimenti il senso nazionalista è abbastanza assorbito, è molto simbolico, molto quasi metaforico ormai, è un'espressione di nostalgia, di dolore, però carattere nazionale è abbastanza diminuito. Se andiamo al prossimo esempio, qui anche abbiamo la parte centrale nel maggiore, che comincia al quarto battuta. Ma è così complesso, è così con questa polifonia molto ricca. E poi un'altra, è così sensuale. Tutto questo quasi voluttà sonora che assolutamente manca nel primo Chopin. Almeno questo tipo. Andiamo avanti. Cosa ho in questo? Forse non ho più. Sì, sì. Allora, passiamo alla prossima mazurka. La prossima mazurka... E all'inizio potrebbe quasi essere un valzer, insomma il senso di mazurka è molto sbiadito. E solo dopo ci sono passaggi che sono più tipici di mazurka, ma
è un'atmosfera molto più raffinata, più continua, anche qui con l'accompagnamento molto semplice, è un accompagnamento pieno di suggestioni, evocazioni polifoniche, che forse non avremmo avuto prima. Qui c'è un altro passaggio cromatico più sofisticato ancora, andiamo al prossimo esempio. Anche qui fa parte il passaggio cromatico nella ritransizione, cioè qui invece piuttosto verso la coda, che è una coda molto prolungata. La presenza di coda è già anche un altro segno dell'importanza al narrativo. Non so se vi ricordate già quando parlavo di Beethoven, che la coda nella forma sonata è una maniera molto importante per il compositore di dare a noi un senso di narrativo, di direzione, perché la coda ci dà un senso di arrivo. Abbiamo fatto tutto questo percorso e là dove siamo noi ora è diverso da dove siamo partiti, cioè dà un senso della completezza dell'esperienza. E quindi anche nell'ultimo Chopin, la coda, non solo nelle mazurche, in tutte le forme, diventa anche sempre più importante, come lui cerca di avere un senso di narrativo musicale, che è una cosa che troveremo molto. Comincio capopagina, perché il passaggio interessante comincia già alla terza battuta, che è un cromatismo straordinario che sembra quasi Bruckner. No, come si comincia qui? Forse è un'estensione di questa idea dell'esotico, ma non so se esotico sia la parola giusta. E qui andiamo alla terza mazurka, che sarebbe un po' un misto tra quello galante e quello morboso. Abbiamo qui molto più un senso di danza, certamente questa è una mazurka, però con questa grande continuità di linea che continua, 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 e questa grande ricchezza di suggestione polifonica nell'accompagnamento, andiamo avanti, che anche qui la parte centrale maggiore ha questa sensualità che è tipica dell'ultimo Chopin. Se comincio seconda riga. Avanti. E qui c'è il cromatismo. E qui c'è un po' di modalismo polacco. E cromatismo. Questo è una delle più grandi mazurche. E c'è questo misto, questi elementi passaggeri di modalismo polacco in questo ambiente molto sensuale, molto cromatico, molto wagneriano quasi, direi. Forse viceversa. Andiamo. Cosa c'è? Sì, un altro passaggio straordinario, subito dopo questo passaggio modale, e qui anche la ritransizione, che d'una sottilezza straordinaria. Comincerò due battute prima dell'inizio di questo esempio. E siamo tornati. Ma l'abbiamo capito solo qui, perché torniamo in questo contesto polifonico, questo canone. Quindi è una grande
maestà, ma anche sottigliezza anche strutturali formali, che è molto tipico dell'ultimo Chopin. C'è ancora un esempio, sì, per far vedere anche l'ironia forse nell'uso modale polacco, cioè l'elemento polacco è diventato quasi ironico. Se suono dalla terza riga, siamo nella coda ormai. E poi c'è una specie di coda finale lirica, ma questo è non so se è buffa, ironica, anche magari tragica, insomma, questa maniera di stroncare con accelerando, diminuendo e sforzando subito i passaggi modali. Bene, questo finisce la parte mazurche, poi andiamo alla parte polacche. La prima polacca che suonerò è nella forma dell'andante spignato e grand polonaise, che è un pezzo per pianoforte e orchestra, almeno la Gran Polonese con pianoforte e orchestra, che si suona ormai quasi sempre con pianoforte solo. E qui vale la pena pensare un attimo perché le prime cose di Chopin pubblicate, come questo, come le variazioni sulla C della mano, i due concerti per pianoforte, Krakowiak, variazioni su Air Polonais, quasi tutti hanno elementi polacchi, quasi tutti hanno anche danze polacche brillanti, e sono quasi tutti per pianoforte e orchestra. E dopo non scrive più niente per orchestra. Qualcuno qui probabilmente si ricorderà delle mie discussioni su Beethoven, e perché Beethoven all'inizio della carriera non scrive per orchestra, e scrive innanzitutto sonate di pianoforte. E questo rifletteva una situazione che esisteva ancora per Chopin all'inizio della carriera. Innanzitutto per Chopin sul cammino verso Parigi, Chopin in Germania, in Lipsia, a Vienna, a Dresda, a Berlino. E la cosa è questa, che il vero concerto pubblico deve essere con orchestra. Cioè il pianoforte solo non è ancora considerato come un concerto. Non so se vi ricordate, ma dicevo che anche le sonate più popolari di Beethoven, Chiaro di Luna, che avevano popolarità straordinaria, non veniva mai eseguita in pubblico. Le sonate per pianoforte solo, il repertorio per pianoforte solo, era un repertorio da casa, o dopo per Chopin, da salotto. Un motivo perché il salotto andava così bene per Chopin. Però qui all'inizio della carriera, che Chopin deve per forza, vuole farsi il nome, deve farsi la fama, deve dimostrare il suo straordinario virtuosismo anche come compositore, ma innanzitutto come pianista. Quindi deve suonare pezzi con orchestra, scrivere pezzi con orchestra. La parte dell'orchestra magari è molto insignificante, o forse dipende un po' dal pezzo, quanto sia. In questo pezzo è certamente molto insignificante, però ci deve essere per l'importanza. E dopo invece scompare, Chopin non scrive più niente praticamente dopo i 20 anni. Con orchestra, però qui all'inizio è con orchestra. Allora c'è un'altra cosa in particolare di questo pezzo, che è l'esistenza dell'andante spianato, che è un nome molto strano per me, spianato, ma l'andante spianato fu aggiunto dopo. Il pezzo esisteva solo come grande polacca per pianoforte e orchestra, poi per la pubblicazione Chopin aggiunge l'andante spianato per pianoforte solo, e non ha niente a che fare con Polak, anzi non ha niente a che fare col pezzo, è una bella introduzione, ma innanzitutto, e questo sarà l'argomento di altre lezioni, altri concerti. Non intonato. Ah.
diventa una mazurka di Chopin. L'andante spianato esiste perché Chopin, come tutti, come Beethoven, come dicevo che Beethoven scriveva questi lunghi adagi, perché lui suonava benissimo gli adagi, Chopin scrive questo passaggio, questo andante così da opera, da grande romanza di opera, da cavatina, con questo accompagnamento soffice che dà questa sonorità meravigliosa per la melodia, perché è quello che lui faceva bene, come compositore, ma anche come pianista. Quindi è un'introduzione per far brillare quella sua specialità. Però, insomma, non è nell'argomento del concerto di stasera, quindi andiamo avanti. In polacco, la polacca qui dimostra solo l'aspetto brillante della danza. Sì, purtroppo c'è anche la prossima pagina, non mi ricordo. No, va avanti. Perché all'inizio è solo l'orchestra che introduce il pianoforte, e solo le due ultime battute e la polacca. Ma si vede già un po' i caratteri di questo tipo di polacca, molto brillante, molto gallante, non tanto militare, un poco con questo ritmo molto caratteristico della polacca. Insomma, già abbiamo capito un po' il senso principale. Andiamo al prossimo. C'è anche un altro aspetto della polacca, c'è quasi sempre... 145. Sì, questo è un elemento che non ha niente a che fare con la polacca, ha tutto a che fare con l'uso della polacca in questa epoca della vita di Chopin. Che Chopin, per creare questi pezzi brillanti, ha un modello un po' diverso di quello normale pianistico, che ha frutto straordinario nello sviluppo del pianoforte in Chopin, che vedremo nella seconda lezione, e che il suo modello per il pianoforte brillante è l'opera. E innanzitutto la cabaletta. Quindi lui praticamente trasforma la polacca in una specie di cabaletta estesa. Cabaletta brillante come in opera di Rossini, come in opera di Bellini, che sono due compositori che Chopin ammira moltissimo. Quindi come nella cabaletta abbiamo questi passaggi brillanti, proprio esattamente come imitazione dei passaggi di coloratura qui nell'ultima riga. Così via, ce ne sono tanti di questo tipo di passaggio che sono veramente imitazioni pianistiche, o meglio ritrasfigurazioni pianistiche di una tecnica già molto popolare nell'opera. Andiamo avanti. La parte centrale avrà quasi sempre in questi pezzi un elemento più nobile, però c'è prima, sì, un'altra cosa tipica di tutte le polacche, anche quelle dopo, sono certi effetti di imitazioni quasi di banda militare, l'uso del pianoforte quasi come percussione. Questo vediamo nella prima riga qui, molto chiaramente, se voglio essere sicuro che sì, giusto. Se sentiamo come armonia, è molto molto dissonante, ma l'effetto è molto come piatti, come percussioni, nel contesto, che è una cosa molto comune in questo tipo di composizione. Andiamo avanti. Sì, c'è quasi sempre nella parte centrale di questi pezzi un elemento più patetico, più nobile. Ora sono in capo pagine. Sentiamo ancora l'elemento polacco nel ritmo.
po' un'espansione melodica e lirica di questa idea principale. E anche abbiamo passaggi di grande bravura, che sono anche qui un po' imitazioni, estensioni dell'idea vocale. Mi fanno pensare un pochettino al finale di Cenerentola, per esempio, di Rossini, che Chopin conosceva. Ecco, già. Se facciamo dalla terza battuta, prima riga. E così via. Sono questi passaggi di virtuosismo che Chopin più o meno non esattamente abbandonerà dopo, però è un elemento del suo linguaggio musicale che avrà sempre meno importanza. Però qui, nelle prime polacche, queste cose veramente per il grande pubblico, per l'orchestra, quindi ci vogliono. Allora andiamo avanti molti anni a un altro tipo di polacca, completamente diverso, che è la grande, grande polacca in fa dies minore. Questo è uno dei capolavori di Chopin. Che comincia con un'introduzione che in sé non ha niente a che fare con polacca, però per creare una grande tensione. È un po' una trascrizione pianistica o trasformazione pianistica di un lungo rullo di tamburo, cioè per cominciare una cosa. E poi qui è una danza molto, molto virile, molto forte, molto militare, se vogliamo, con un carattere abbastanza tragico, direi, molto ricco della scrittura anche. Se sentiamo bene, molto complesso, cioè ci sono tante cose che passano, che sono anzi difficilissime per pianista, perché vogliamo far capire la struttura della melodia e del ritmo, però anche di sentire tutte queste bellissime cose armoniche e polifoniche che sono sotto, è un po' la sfida. È una musica di una complessità e di una ricchezza straordinaria. Dove c'è anche qui sono stato veramente idiota nell'esempio, perché ho scelto un passaggio difficile quando potevo non fare. Prima avremo un esempio anche ancora di un effetto orchestrale, cioè un effetto percussione, nella seconda battuta, se comincerò capo pagine. Questi trilli che sono di nuovo come tamburo. Ecco, è molto caratteristico. E poi l'uso è in questo bello. Come appare la prima volta, è una melodia un po' sempre con questo ritmo caratteristico che non lascia mai della polacca, che sembra un canto tragico forse, e qui anche quando ci sono questi elementi come qui di grande virtuosismo fanno un po' parte come un gesto più che come nella grande polacca prima di un vero pianoforte spettacolare in sé. Così, è un altro tipo di virtuosismo, anche se certamente non più facile. Andiamo avanti. Ah, qui abbiamo uno dei passaggi più straordinari in Chopin, in tutto Chopin, perché più inaspettato e più anomalo, si potrebbe quasi dire. Chopin normalmente è un compositore dove l'interesse melodico è fondamentale.
e scrivere pagine, qui ci sono anche ben quattro pagine, di nessun interesse melodico, è molto strano. Anzi, strano per qualsiasi compositore di quell'epoca, ma innanzitutto di Chopin. Forse suonerò prima, comincerò cinque battute prime, però è sempre la stessa roba. Straordinariamente brutale, è brutto, è brutto, è volutamente brutto. È interrotto da questo passaggio che era prima forse tragico, ora sembra triste o pieno di voglia o qualcosa, insomma, non saprei esattamente, è sempre impossibile descrivere musica in termini di aggettivi. Ma questo passaggio così ripetitivo, così ostinato, ovviamente è un elemento molto militare. Ma per me ha un carattere veramente come una descrizione molto potente della futilità del militarismo, delle armi. Sembra per me quasi un manifesto anti-guerra. Sembra così imponente, ma è tanto, come dice Shakespeare, sound and fury signifying nothing. Molto suono, non si può tradurre Shakespeare. Sì. Cioè che c'è tanto rumore, e tanta furia, e tanto chiasso, e sembra completamente senza significato, è tutto così invano. Quindi è un passaggio straordinario anche per Chopin, perché con un significato talmente fuori la musica. Chopin, che è un compositore, come dicevo all'inizio di stasera, compositore classico, che detesta queste allusioni alla vita privata, non gli piacciono allusioni particolari alla letteratura, altre cose, gli piace l'idea della musica assoluta. Ma questo è un po' contrario a questo passaggio, perché non è musica assoluta, nel senso, perché se fosse musica assoluta è musica brutta, ma non è brutta per il contenuto psicologico e drammatico nel pezzo, che ci dà un senso della futilità militare, se vogliamo, di tanto chiasso che non va a nessun posto. E difatti la risposta, che possiamo andare avanti, a tutto questo passaggio, che poi scompare, è la parte centrale di questa polacca, che è una mazurka. Così via. È quasi meno una mazurka vera, ma come un sogno di una mazurka. Una mazurka in fantasia. È come la risposta, cioè un rimprovero un rimpianto di una mazurka. E che come risposta a questo militarismo, alla non so, rivolta tragica dall'inizio, e questo militarismo terribile di questo passaggio di transizione, e poi questo sogno di una mazurka. Però la risveglia da questo sogno è terribile. Andiamo al prossimo? O credo che sia il prossimo. Sì. Che suono dal secondo riga. Thank you.
poi torna all'introduzione. Queste due interruzioni violentissime, questi passaggi che interrompono, e che è anche molto sottile, perché qui, la terza riga, è il tema della polacca, è ancora il tema della mazurka. E così vediamo, così, è un momento molto passeggero, molto veloce, che i due temi sono quasi gli stessi. Questo è un momento molto beethoveniano, in un certo senso, quello di rivelare il vero significato di un passaggio, o come sono la stessa cosa, insomma, sono due versioni di una stessa idea, che è la polacca e la mazurka. E poi andiamo avanti, anche la fine di questa polacca così tragica finisce veramente in grande tragedia, con un grido di urla, di disperazione. Si comincia proprio. Certamente una delle opere più tragiche e più nere in tutto il repertorio pianistico, in tutto il repertorio musicale. Devo dire che Chopin ha scritto tanti pezzi abissali, cioè che finiscono in catastrofe, ma poche così potenti come questa polacca. Per finire però, Chopin ci ha dato un'altra polacca, ancora dell'epoca molto matura, anche un altro grande capolavoro, che però è molto positivo, è un po' la risposta alla polacca tragica in fa dies minore, quella in la bemolle, la cosiddetta eroica, che è un'espressione un po' virile, eroica della Polonia. Comincio, sì, dove sono? Comincio con una pagina di effetti di percussione, quasi tutto l'inizio, che è una grande preparazione dominante, è solo una sequenza di effetti che suggeriscono un po' la banda, un po' strumenti di percussione. Questo grande orgoglio, questa molto, melodia molto, molto fiera, molto una risposta forse non del tutto convincente alla polacca precedente. Io credo più forse in quella negativa, in questa trionfale, però trovo sempre molto bello che Chopin abbia potuto scrivere anche a questo punto della sua vita una polacca talmente positiva. Andiamo alla parte centrale. La parte centrale è molto famosa. È impossibile immaginare Chopin a quel punto della sua vita capace di suonare un pezzo come questo. Però era una grande specialità di Liszt. E non so se vi ho raccontato Liszt come professore l'anno passato, che insegnava questo pezzo a uno studente che aveva le ottave favolose, e Liszt a un certo punto lo interrompe per dire: guarda, tu hai ottime ottave, ma qui non ci vogliono ottave, qui ci vogliono gli spiriti della amata polacca resurrette contro, per cacciare i muscoviti dalla sacra Polonia, qualcosa del genere, molto romantico. Quindi c'è questa immagine delle forze, la Polonia vivrà di nuovo. Thank you.
via. E questo effetto è un effetto musicale e anche un effetto pianistico abbastanza straordinario. Anche in questa polacca, però, non può essere solo un'esplosione virile, un'esplosione militare. E c'è nella forma della ritransizione, cioè proprio prima della ripresa, l'unico passaggio rilassato, anche francamente dà ai pianisti un po' di tempo di riposarsi dopo tante ottave, prima di riprendere questo passaggio, che anche dimostra quanto Chopin ormai è capace di creare queste lunghe linee melodiche. Così via. Prima di concludere dirò due parole, proprio due, non c'è un esempio, sull'altro pezzo del programma che è La caduta di Varsavia, lo studio opera 10 numero 12. La tradizione vuole che Chopin abbia scritto questo studio, lui aveva già cominciato gli studi opera 10 in Polonia e che questi studi che saranno gran parte dell'argomento della lezione numero 2, furono una rivoluzione, un spartiacqua nella storia del pianoforte. Però questo studio pare che l'avesse scritto una notte terribile che lui passò a Stoccarda quando ricevette notizie della caduta di Varsavia e che ovviamente non c'erano comunicazioni, non c'era telefono, fax, eccetera, e quindi lui per fortuna, per questo piccolo periodo della sua vita, aveva un diario abbastanza completo che abbiamo e che lui scrive, non ha dormito stanotte, e scrive sua fidanzata Maria che immaginava strupata dai moscoviti, dice sempre i moscoviti, non dice i russi, sua famiglia, casa bruciata, sua famiglia terrorizzata, suo padre umiliato, picchiato e così via, tutta una visione terribile. E tutto questo è molto bello, e il diario è certamente vero. Che questo studio fosse veramente scritto quella notte, o che anche se questo studio fosse veramente una risposta diretta alla caduta di Varsavia, io personalmente dubito. Secondo me l'aveva già forse cominciato, però certamente può essere considerato come un'espressione di questo sentimento di ribellione, di perdita, di senso tragico di perdita alla notizia della caduta del governo polacco. Però al tempo stesso era probabilmente già progettato uno studio di arpeggi per la mano sinistra, perché è quello che è. Quello che è anche interessante, che suono lo solo. Quanto insolito per Chopin questo tipo di melodia declamazione, cioè non come un canto, ma come due parole, come un oratore che dà due parole alla volta un po'. Un tipo di linea melodica molto caratteristica di Liszt, non di Chopin. E questo pezzo, a parte magari la caduta di Varsavia, è un po' anche una risposta. Chopin era molto famoso come imitatore. Difatti lui che andava tutte le sere in società, dai salotti di Parigi, era specialista a imitare gli altri, fare imitazioni di Liszt in particolare, di tanti altri pianisti, Herz, Kalkbrenner, Kramer, tutti i pianisti che conosceva, Schumann, ma non solo di pianisti, anche di persone, oratori, poteva anche fare imitazioni pare con la voce. E questo pezzo è anche un po' un'imitazione stilistico di Liszt, però è bello considerarlo anche come un'ultima espressione. C'è un altro studio di Chopin anche che ha certi legami con la Polonia, opera 10 numero 3, lì solo perché si diceva che quando Chopin lo suonava o quando qualcuno lo suonava nella sua presenza, lui diceva sempre "Oh, ma patrie",
che è certamente un bel sentimento di nostalgia e di patriottismo. Bene, è già abbastanza lungo, però io ho finito, ma voi no, perché io spero che uno dei grandi piaceri per me delle conferenze qui a Pisa è che nel passato ci sono sempre state tante domande interessanti e che ci ci hanno fatto imparare tante cose anche a me. Quindi io spero che stasera ci saranno. Io spero che quelli di sopra, e devo dire quelli di sopra, spero solo che possiate consolarvi della bellezza della stanza dove vi trovate per la mancanza del contatto personale. Questa stanza è più brutta, ma più immediata. Ma io spero che il fatto che voi non siate qui con noi non vi abbia impedito di fare magari delle domande. Se c'è qualcuno che vorrebbe fare una domanda. Se non c'è nessuno sono veramente disperato, quindi qualcuno deve invitarsi a qualcosa. Magari parto, me ne vado, ecco, mi fidavo di te. Aspetta. Io, maestro, volevo sapere semplicemente come interpretava il fatto che nell'andante spianato con Polacca Brillante, cioè la mia impressione è che Chopin abbia voluto mettere tutto quello che è in grado di fare, cioè la Polacca Brillante, quindi il virtuosismo, e poi c'è nella fine dell'andante spianato, prima dell'ingresso dell'orchestra, un tempo di mazurka, quindi la danza, e poi l'inizio dell'andante come appunto un cantabile che riprende l'adagio di una sonata, e quindi volevo sapere se c'era qui, poi c'è anche l'ingresso dell'orchestra, come se avesse voluto concentrare un po' gli stili tutti in No, un pezzo. sì, è vero che in parte nella versione pubblicata, cioè con l'andante spianato aggiunto, Chopin riesce a creare o cerca di creare un po' un senso di un concerto per pianoforte e orchestra completo, con un po' tutto. E l'aggiunto ad un passaggio che potrebbe suggerire una mazurka, cioè quell'ultimo passaggio dell'andante spianato, e anche come una transizione, che probabilmente lui trovava obbligatoria, perché era forse anche lui molto conscio dal fatto che in sé l'andante spianato non ci sta, cioè ha poco a che fare con quello che segue. Quindi diventa un po' una transizione. Secondo me, tutto questo innanzitutto dimostra quanto questi pezzi, come Krakowiak, come Erwarie, e come anche un pezzo che suonerò nel prossimo programma, l'introduzione e variazione su L'acciaio e la mano, che fu un po' il cavallo di battaglia di Chopin giovanissimo, sono pezzi che lui ha scritto anche per dimostrare la propria bravura in tutti i sensi e anche per dimostrare l'essere polacco. Un aspetto molto ancora superficiale. No, non mi piace tanto la parola superficiale perché sembra peggiorativo e non è la mia intenzione, ma una maniera molto esterna. Cioè il polacco interno diventa sempre più importante e sempre meno evidente, ma qui giovanissimo, e non dimentichiamo che quando ha scritto almeno la parte della Grande Polonaise aveva 18-19 anni, anche se l'andante spianato viene solo dopo. Ancora qualcuno? Nessuno di sopra. Questo è il problema, sono quelli che mi facevano sempre le belle domande. Voi dovete prendere il loro posto, eh? Sì? L'anno scorso, durante l'esposizione su Liszt, ci raccontò un piccolo aneddoto tra Liszt e Chopin. Fui molto colpito da questo fatto e ci raccontò che Chopin scrisse un brano e lo fece vedere a Liszt, il quale si sedette al pianoforte, lo eseguì di primo acchito in modo straordinario, tanto che Chopin disse: «Campassi 100 anni, non riuscirei mai a rifarlo così». Si sa quale brano era? Sì, erano gli studi opera 10. Non so esattamente, non si sa quali, ma erano gli studi opera 10. Chopin scrisse, non lo disse a Liszt, forse anche, ma lo scrisse. Noi sappiamo questo perché lo scrisse a un suo amico polacco in Polonia, che sono qui in questo momento pieno di un sentimento misto di esaltazione e disperazione. Perché c'è qui Liszt che suona i miei studi in una maniera che io non so, sa, sarò mai capace di fare. Devo dire però che il rapporto Chopin-Liszt è poi diventato abbastanza complessa. Come avrete capito l'anno passato, Liszt non godeva di veramente rapporti amichevoli con nessun altro compositore o pianista,
perché secondo me, in fin di conti, erano sempre e comunque coloriti di gelosia e di invidia. Invidia anche perché Liszt aveva tanto successo, e tanto successo facile, se si può dire. E Chopin non ha mai rotto con Liszt al punto come Schumann o come certi altri, che poi erano stati amici. Però Chopin cominciava, per esempio, veniva qualcuno che aveva studiato con Liszt per una lezione, e Chopin dice subito: ma tu hai studiato con Liszt, queste cose possono venire solo da lui, e devi eliminarle subito. Che non è proprio lusinghiero, insomma. O anche Chopin amava molto imitare Liszt quando suonava, e probabilmente erano imitazioni anche colorite da un certo, cioè voleva dimostrare un po' l'aspetto ciarlatano di Liszt, l'aspetto fin troppo spettacolare di Liszt. E questo, insomma, è vero che Liszt tipicamente è rimasto sempre molto fedele all'immagine di Chopin. Però dobbiamo anche sapere questo, che quando ho parlato all'inizio stasera della tendenza di sottovalutare Chopin, questa tendenza nasce proprio nella sua propria epoca, e nasce in parte dalla incomprensione dei suoi contemporanei alla possibilità di essere un grande compositore e scrivere nonostante solo per pianoforte. Per esempio George Sand non capiva quasi niente, ma però è sempre un artista e faceva parte. E non dimentichiamo che tra gli amici di Chopin non c'erano solo le donne eleganti nouveau riche della società salottiera parigina, c'era anche Heinrich Heine, Delacroix, Alfred de Musset, Victor Hugo, era amico di Mendelssohn, di Schumann, di tanti altri musicisti, quindi Chopin conosceva tante persone anche di alta qualità. Però quasi tutti loro consideravano questo fatto di scrivere solo per pianoforte come una grande limitazione, come quasi c'era sempre quando dicevano: ah, che grande Chopin, il povero, un po' poveretto. E questa tendenza, secondo me, esiste anche oggi, che c'è qualcosa in noi che è una cosa anche strana, perché a nessuno, forse a qualcuno, ma a pochi di noi, magari verrebbe in mente l'idea di minimizzare l'importanza o il valore di Verdi, perché ha solo scritto opere, o Wagner, perché ha solo scritto opere, e non sinfonie, o quartetti, o così via, insomma. Ma il fatto per pianoforte di Chopin era alla sua epoca, e poi diventava anche una maniera forse di, non voglio dire screditarlo, ma di mettere un po' a parte, che Chopin, che non suona in pubblico quasi mai, perché non gli piace la folla, la grande sala, magari anche perché Chopin era molto debole, aveva un piccolo suono, era molto sensibile anche a questo, ne parleremo altre volte, ma... Secondo me, a questo punto, la differenza comunque tra Liszt e Chopin è che credo, poi mi confermerà, che di Chopin esistono degli integrali, esistono delle registrazioni delle opere integrali, probabilmente, di Liszt no. Quindi, diciamo, magari non è poi così sottovalutato il mio modesto parere. Scusi. Voglio essere molto chiaro. Quando dico sottovalutato, come compositore, sì, non sottovalutato nel senso che non si suona, e non Liszt certamente è molto sottovalutato, è un altro tipo di sottovalutato. Ho detto che per Chopin quello che è paradossale è questo, che benché Chopin sia talmente suonato e talmente amato, Liszt non è né veramente suonato tanto e certamente non amato tanto, mai stato, non lo è. Chopin credo che sia sempre stato amato e sia sempre stato suonato, questo lo so. Però nonostante questo c'è una tendenza di dire che sì, Chopin è molto bello e si suona molto volentieri, è sempre così gradevole sentire, ma c'è sempre una tendenza di minimizzare la sua importanza. Cosa che io, per me Chopin è un grande compositore come, non dico esattamente come, ma come Beethoven e Brahms e Schubert e non una cosa un po' minore, molto caro, molto bello, ma insomma, è quel senso che intendevo sottovalutare.
alla cioè fine... non sottovalutare come il senso di quanto si suona, quanto si ama. Alla fine della lezione le dirò se mi ha convinto o meno. Ok, grazie. C'è un altro? Nessuno? Va bene, quindi ci saranno altre occasioni, sì? Solo una curiosità. Sì? Ma secondo lei è più corretto Chopin o Chopin? Oh, Chopin. Suo padre era francese. Suo padre è quindi, francese. Anche al di là, diciamo, di questa vita passata in Polonia. No, ma lui diceva sempre Chopin. C'erano delle persone che scrivevano alla polacca che sarebbe S-Z-O-P. Anche lì sarebbe Chopin. E che a Cracovia dicono Chopin. Questo è un po', ma questo è un snobismo polacco tipicamente di Cracovia. Ma Chopin. Bisogna... Il nome sarebbe Frédéric, non Frédéric. Però Chopin, anche se non aveva assolutamente bisogno di farlo, ha preso il passaporto francese, cittadinanza francese. È rimasto polacco, ha voluto poi... sapete probabilmente che mentre suo corpo sta a Père Lachaise, cimitero Père Lachaise a Parigi, è sempre coperto di violetti perché i violetti erano i fiori favoriti di Chopin. Mia moglie va sempre comunque a Parigi per mettere violetti sulla sua tomba. Suo cuore sta nella chiesa a Varsavia, sulla una via principale, non mi ricordo come si chiama, forse la chiesa della Sacre Cuore, non lo so, ma l'hanno messo una specie di reliquario, che per i polacchi è veramente un reliquario, e che quindi suo cuore sta in Polonia, che è molto caratteristico, molto ottocentesco, però anche significativo, credo. Abbiamo finito così, dunque ci vedremo, spero domani e alla settimana prossima. Grazie.